Intanto io voglio ringraziare la Manu perché ha un'energia contagiosa, veramente. A parte che è terapeutica, riesce ad avere sempre tutto sotto controllo. Io seguo un po' il dietro le quinte e vi garantisco che mettere in moto questa macchina indirizza direttamente dagli psicologi, ma lei riesce a farne a Ci sono meno. anche io Quindi. pure, al momento sono anche in terapia, tranquilla. No, devo dire che sono contenta più che altro del fatto che con lo stop della pandemia, dovuto alla pandemia, soprattutto per le persone con disabilità, è stato un appuntamento mancato, ma anche molto sentito, perché in realtà in tanti volevano venire, ma c'era un po' lo spauracchio del Covid e non ci ha permesso comunque neanche di tentare, di rischiare. Quindi dopo 3 anni in realtà, no, di stop. Torna la Scarpadoro, devo dire che la Scarpadoro Ability è nata insieme. Io volevo soltanto regalare una mattinata di entusiasmo, una mattinata diversa a molte persone con disabilità che trovano anche nello sport banalmente la scusa per uscire di casa. Non è una competizione, ma la cosa più bella, a mio avviso, è che insieme ai supereroi, agli amici di Escape Team e del grande Daniele Chiesa, che riesce anche a movimentare sul territorio tantissime associazioni, sono tantissimi runners professionisti che invece vengono e chiedono di poter spingere una carrozzina, di poter accompagnare una persona con disabilità. E negli altri anni siamo riusciti anche ad allargare questo bacino anche oltre i confini di Vigevano, arrivavano comunque anche da Milano, da Varese, da altre province. Quest'anno pure mi dicono che ci sono una sessantina di ragazzi già iscritti e altri stanno chiedendo di partecipare. Io sono rimasta a piedi, così suol Non dire. hai land bike. Perché ho rotto l'e-bike che avevo, non sono riuscita a recuperarne una, ma Ah, brava, se no. mi sto lavorando i miei fornitori ufficiali perché io non so stare ferma, non riesco a stare ferma ad aspettare gli altri, non posso correre la 5 km perché le mie gambe mi permettono di correre solo sulla pista atletica, quindi la corsa, e per cui troverò un mezzo per poter fare anch'io la 5 km. Voli, cominciamo a volare. Qualcosa mi inventerò. Però insomma sono felice del fatto che è una mattinata volta all'inclusione, proprio per ricordare quanto lo sport riesce a generare positività, a dare quell'iniezione di fiducia e di buon umore. Ben venga il ritorno del risotto che tanti aspettavano. Quindi insomma sono certa che sarà una ma grande mattinata di festa, quindi mi unisco anch'io ai ringraziamenti a te, a tutto il pool di Vigevano, di Atletica Vigevano che sempre mi ospitano, mi fanno sentire a casa. Io qui mi sono allenata per 7 anni a tempo pieno, quindi insomma mi sento una ragazza del campo, mi definisco ancora ragazza. Non fate commenti. E quindi sono contenta di tornare, un grazie anche ai tanti volontari che riuscite veramente a mettere insieme. Per cui mi raccomando, domenica 26, soprattutto se avete amici, parenti, conoscenti di associazioni un po' timorosi, ecco, invitateli a venire perché una volta che si conosce la Scarpadoro e anche la Scarpadoro Ability, non se ne può più fare a meno. Allora, quest'anno diciamo che l'entusiasmo